Mattina lui mi deve svegliare in questo modo. Lui non sale nel letto, lo sa che non deve salire, appoggia solo le zampette qui e poi comincia a svegliarmi. Ciao Yuki, è ora di svegliarci. Dobbiamo andare a mangiare il biscotto. Ah sì? Dobbiamo mangiare il biscottino? Lui ha la sua cestina, dormi lì nella sua cesta vicino a me. Ed eccoci al momento della colazione. Lui è lì imperterrito che aspetta il suo biscottino e noi andiamo a prenderlo. Prendiamo il biscotto. Ecco qui i suoi biscottini. Gliene preparo sempre due. Di solito ne mangia due tutte le mattine. Yuki, seduto, e lo va a mangiare sopra il tappeto, immancabilmente. È buono il biscotto, Yuki? È buono? Yuki, ne vuoi un altro? Ne vuoi un altro? Seduto? Bravissimo. Secondo biscottino e poi fuori a fare i bisognini. Andiamo a fare i bisognini, dai. Vai. 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 Ecco, come vi avevo detto, lui fa i bisognini nella sua lettiera. Lettiera. Ecco fatto. Bravissimo, Yuki. Bravissimo. Passeggiatina di Yuki in cortile. Di solito quando sono a casa lo faccio scendere un po' nel giardino, invece quando vado al lavoro me lo porto via con me e andiamo a farci le passeggiate prima di aprire il negozio. Yuki, andiamo? Andiamo? C'è Thor che abbaia. Vedete ancora la neve? Che non si è ancora sciolta del tutto nonostante abbia piovuto tutto ieri, ce n'è ancora perché essendo ghiacciata fa fatica a sciogliersi. Bravo, bravissimo. Mattino devo pettinarlo. Le spazzole che uso sono o questa per una pettinatina veloce, questa per rendere il pelo migliore, o se no questa che gli rende praticamente, gli toglie tutti i nodini. Stamattina gli faccio una passata veloce perché è tardi, devo andare a lavorare. E quindi
dischetto struccante, un olio apposta per gli occhi, perché lui di solito gli si formano le lacrimucce nere. Niente, vogliamo gli occhiettini. E lui sta proprio lì a farseli pulire. Poi gli metto un po' di borotalco perché gli rende il pelo profumato e morbido. E a volte, specialmente la domenica, un po' di profumino glielo metto. E lui è pronto per l'uscita e per la nostra passeggiata. Eccoci. E qui siamo a passeggio nel nostro viale tipico. Andiamo aiuti. Sono le 8:30 del mattino, fa un freddo terribile, però mi tocca perché poi lui deve stare 4 ore in negozio con me, quindi deve fare la sua passeggiata. Una volta che l'ha fatta, lui è tranquillo. Momento romantico. Questa è la sua fidanzatina. Ciao Mia. Momento di socializzazione. Andiamo Yuki. Dai. Ciao Mia, andiamo. Seduto? Zampa? Zampa? Bravissimo. Terra? Rotola? Bravissimo. Facciamolo vedere di nuovo, dai. Vieni. Seduto? Zampa? Terra? 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 Rotola? Bravissimo. Questo è un esercizio che gli ho insegnato a fare quando era piccolissimo. Praticamente seduto, dare la zampina, terra e rotola. Yuki, giù, seduto, bang! Bravo! Bravo! Ed ecco, io a volte sono qui che faccio i miei video, che mi monto i miei video e lui sta qua vicino a me. Dorme, fa. Vero Yuki? È vero Yuki? Non mi lascia mai un momento tutta la giornata, è sempre costantemente vicino a me. Allora, vi ho fatto vedere la giornata, una delle tante giornate che passo con il mio cane, il mio Yuki. Premetto che a volte sento dire: ma perché sei andata a comprare un cane? L'hai pagato tanti soldi quando ci sono tanti cani e tanti cuccioli nel canile che aspettano solo di avere un padrone. Ed ho ragione a questa cosa perché effettivamente ci sono tantissimi cagnolini che aspettano una famiglia e un po' di amore. Io devo dire che di cagnolini ne ho avuti tanti, i miei cani sono stati tutti, quasi tutti trovatelli e li ho amati tantissimo. Yuki l'ho comprato perché ero innamorata di questa razza,
che lo spitz è tedesco, ci sono diverse taglie, c'è il nano, il piccolo, il medio, il grande e poi anche la taglia più grande ancora. Il mio è uno spitz tedesco medio. Io l'ho preso perché appunto ero innamoratissima di questa razza e non è perché la razza, perché a me non interessa il pedigree, mi piaceva proprio il tipo di cane. Io amo i volpini e quindi mi sono decisa di prendere lui. Siamo andati a prenderlo fino alla Spezia, l'avevo visto su internet, ce l'aveva una veterinaria e siccome io sono contraria quando si comprano i cani online perché arrivano da chissà dove, mi sono affidata appunto a questa persona perché almeno sapevo da dove veniva e che almeno non era malato, come succede purtroppo a molti cani che vengono comprati su internet. E quindi niente, questo cane io l'ho comprato, hanno anche una certa cifra questi tipi di cane, però niente, era una cosa mia che volevo e l'abbiamo fatto, io e mio marito siamo andati e l'abbiamo preso. Però come ripeto, ho avuto tantissimi cani nella mia vita che sono stati dei trovatelli e quindi li ho amati tantissimo, tanto quanto amo Yuki. Chiusa la parentesi, spero che questo video vi sia piaciuto, una giornata col mio cane e per tutti gli amanti degli animali spero che abbia fatto piacere. Io vi saluto, se vi è piaciuto questo video un pollice in su. E iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video. Ciao a tutti, un bacio. Non poteva mancare anche il suo saluto, naturalmente, quindi Yuki saluta tutti. Ciao ciao, alla prossima!